Correttore del Politecnico Guido Saracco, oggi prima giornata del Festival della Tecnologia. Cosa vi aspettate da questa edizione? Quali appuntamenti? Qual è il messaggio che si vuole mandare? Ci aspettiamo di dare pieno corso alla nostra terza missione per quello che riguarda la condivisione della conoscenza con la società. Cosa significa? Informare le persone, magari persone che non hanno mai varcato la soglia di questo Politecnico e che ci verranno a trovare, di come la tecnologia sia fatta dall'uomo per l'uomo, quindi non bisogna averne paura, non bisogna avere paura dei cambiamenti che induce la società. Perché è la tecnologia stessa che creerà opportunità per nuovi posti di lavoro, che rimpiazzeranno quelli che sono stati persi. E questo è il tempio della tecnologia, ma allo stesso tempo noi abbiamo bisogno, di essere permeati dalla società. Dobbiamo conoscere meglio la società per sviluppare le tecnologie che, la assisteranno, e abbiamo bisogno di questo anche a livello della formazione dei nostri ragazzi e ragazze, futuri ingegneri, futuri architetti. Perché è nella società che oggi tutto cambia rapidamente e voler preparare delle persone per incidere in questa società implica che noi dobbiamo cambiare con essa, ed è questa una grande sfida nel nostro piano strategico. Oggi si comincia con un premio Nobel come Stiglitz, ma gli appuntamenti sono tantissimi in questi giorni. Quali sono quelli che la incuriosiscono di più? Fare delle classifiche con tante persone che hanno accettato. Tutte gratuitamente, di dare un contributo è un po' antipatico, ma proviamoci. Beh, Samantha Cristoforetti, che diventerà la nostra testimone, la nostra ex allieva, riceverà anche lei come Stiglitz una laurea ad honorem. Samantha è una persona di grande capacità comunicativa, e sono sicuro che rinsalderà questo affetto per il Poli che, posso dire, contamina tanti. Quando abbiamo aperto un evento di questo festival sugli ex allievi, abbiamo ricevuto in pochissimi giorni migliaia di adesioni che non siamo riusciti a soddisfare. Andremo all'OGR, ci saranno 1200 persone sedute, sarà un bellissimo evento anche quello con Walter Rolfo, la stessa Samantha Cristoforetti ed altri. Poi ci sono eventi nuovi, apriremo per la prima volta per tutta una notte bianca la Mole Antonelliana con proiezione di film horror e una vita in quello spazio che proseguirà. La Mole Antonelliana sarà anche illuminata col Festival della Tecnologia, con il nostro simbolo. Poi ci saranno spettacoli teatrali, apriremo le porte del nostro Ateneo ai ragazzi e alle famiglie per visitare i nostri laboratori. Insomma, un festival tutto tondo, non fatto semplicemente di dibattiti importanti che riflettono sulla tecnologia, la società, ma anche intrattenimento, visita e arte. Ieri abbiamo aperto in anteprima 8 mostre permanenti di grande prestigio che pervadono i nostri corridoi, i nostri cortili, le nostre sedi e che sono comunque accessibili. Tutti gli eventi sono gratis, bisogna solo prenotarsi. E invito quindi tutti a venire al Politecnico, venire nelle diverse sedi nella città che, come il Circolo dei Lettori e lo stesso OGR, ospiteranno gli eventi, a prendere parte a questa grande avventura del Festival della Tecnologia.